Il mio film Ohong Village parla del ritorno a casa. Si tratta di un ragazzo che, dopo essere stato nella grande città a lavorare, ritorna nel suo villaggio natale, un villaggio di pescatori che si trova nella zona sud di Taiwan. Fa ritorno nel corso di una festa religiosa e ci sarà l'incontro delle tre generazioni chiave di questo luogo. Incontrerà un suo carissimo amico che non ha mai lasciato il villaggio natale ed insieme dovranno affrontare quelle che sono le lotte, gli scontri intergenerazionali e dovranno capire qual è il significato di questa festa religiosa e del loro legame con il villaggio. L'idea mi è venuta proprio perché ho sempre pensato all'idea di tornare a casa mia. Io ho vissuto all'estero per moltissimi anni, soprattutto a Praga, nella Repubblica Ceca, e mi domandavo spesso ma che cosa ho concluso nella vita, ma io chi sono adesso rispetto alle mie radici. Questo è stato il primo passo, dopodiché mi sono dedicato alla scrittura del film, affrontando problemi simili, e ho cercato di capire come andava ridefinito il rapporto tra il mio personaggio e le persone che vivevano ancora nel villaggio di pescatori. Per quanto riguarda i miei riferimenti cinematografici, Tarkovsky è la mia stella polare. Mi piace tantissimo il modo in cui esplora questo distacco, in un certo senso affronta problemi simili a quelli che affronto io, perché anche lui è stato a lungo lontano da casa. E poi soprattutto amo la cinematografia italiana, Antonioni soprattutto per il rapporto che ha con l'ambiente e i rapporti che cambiano tra le persone. Ciao everyone, this is Longyin Lim, Lin Longyin from Taiwan, and bring my film Ohong Village to Torino Film Festival. So if you have time, come here, see our movie. 请欢迎来家高音到顶，多谢。